Guido Marilungo potrebbe lasciare Pescara a breve. Sull'esperto attaccante, fuori dal progetto di Auteri dai primi di dicembre e sul mercato dall'apertura di questa sessione, si registra un forte interesse da parte della Prosesto, ultima nel girone A di Serie C, ma comunque in piena lotta salvezza e che ha appena esonerato l'allenatore Banchieri. Marilungo da settimane si allena a parte con Rizzo e Galano e potrebbe chiudere la stagione nel club lombardo. Società e agente sono al lavoro per poter formalizzare la cessione con il placet della Ternana, che detiene la proprietà del cartellino dell'attaccante marchigiano. Se per Marilungo sembra muoversi qualcosa di concreto, resta una fase di apparente stasi per gli altri due giocatori fuori dal progetto. Su Rizzo resta sempre vigile il Messina, che vorrebbe riportare a casa il centrocampista siciliano e nelle prossime ore potrebbe tornare alla carica dopo aver colmato il vuoto dirigenziale con un nuovo direttore sportivo, Marcello Pitino. Anche l'Avellino continua a pensare a Rizzo, ma prima di un eventuale affondo ha bisogno di formalizzare l'uscita di D'Angelo. Sul fronte delle entrate è arrivata in tarda mattinata l'ufficialità del terzo innesto, dopo quelli di Derisio e Lascano, quello di Mario Gherardi in prestito dal Vicenza. Difensore duttile che nella difesa 3 di Auteri potrà essere impiegato da braccetto destro e all'occorrenza anche da tutta fascia. Gherardi, che dopo un ottimo biennio al Sud Tirol, nell'ultimo anno e mezzo al Vicenza è stato condizionato dagli infortuni, collezionando appena 8 presenze, e che ora conta di rilanciarsi in riva all'Adriatico. Intanto, dopo la vittoria sul Montevarchi, il Delfino, che deve fare i conti con un paio di casi di positività tra i calciatori e che non recupererà Drudi dopo il trauma cranico riportato domenica scorsa, è atteso dalla prima trasferta a Viterbo domenica prossima. L'obiettivo è dare continuità agli ultimi risultati, anche se di fronte si troverà una squadra che è sì ultima in classifica, ma che all'andata ha sfiorato il colpo all'Adriatico ed ora ha investito molto sul mercato per tirarsi fuori dalla zona pericolosa ed ha ingaggiato gli esperti Fumagalli, portiere, Semenzato e Ricci, difensori, e il possente 25enne centravanti Bianchimano. Mancherà per squalifica il difensore Pavlev. Direzione di gara affidata a Enrico Maggio di Lodi.